Marco Giovanelli, torna Glocal, ma torna più polposo che mai, tante iniziative compresa l'audiovisivo. Che cosa desideri che si porti a casa la gente, il pubblico, i colleghi? Ma allora, dopo 11 anni, questa infatti è la 12ª edizione, la valutazione è stata quella un po' di allargare il tutto, sia in termini di temi, tematiche, modalità di incontro, sia in termini di spazi, perché arriviamo a Busto Arsizio, arriviamo a Gallarate, insomma ci siamo allargati un po' e non facciamo solo una parte specializzata per i giornalisti. Quella rimane la parte classica, anzi, oserei dire migliora addirittura, perché quest'anno avremo anche l'Ordine Nazionale dei Giornalisti che porta qui un convegno sull'intelligenza artificiale. In parallelo il debutto di un festival del documentario con Kasia Smutniak nelle vesti di madrina e una rosa di eventi di rilievo nazionale e internazionale, insomma non solo giornalismo ma comunicazione a tutto tondo che esplora e interpella le nuove frontiere, non solo digitali, di una conoscenza che non sempre coincide col sapere. Quello che abbiamo visto in questi 25 anni è che noi siamo dentro un ecosistema ormai che è molto complesso, di cui i giornalisti possono essere protagonisti ancora e anche ancora a lungo, perché hanno delle caratteristiche proprie, ma devono riscoprire quelle, perché se fanno intrattenimento o se fanno semplicemente copia e incolla non serve più niente, non vale nulla quel lavoro lì.